ci si incontra, si discute, si riflette e poi chi ha il compito di decidere, decide. I contratti di lavoro lo fanno le parti e Poletti non ha niente da dire. Io sono rispettosissimo delle funzioni dei sindacati, delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese. Io credo che fatto, svolto ordinatamente il confronto, alla fine l'unico che ha la responsabilità della decisione è chi in quel momento ha la titolarità di quella responsabilità. Se tocca al governo, il governo decide, se tocca al Parlamento, il Parlamento decide. E quando arriverà il contratto unico promesso da Renzi? Il contratto unico è previsto dentro la legge delega e lì si farà la riforma del codice del lavoro, che è un lavoro importante, e si farà la ridefinizione dei contratti, quindi c'è anche la questo. Tempistica? Noi, per quel che dipende dal governo, il governo si è preso 6 mesi dal giorno in cui il Parlamento approva la delega. Non esiste al mondo nessuna delega che sia stata concretizzata con meno di 6 mesi. Chi crede che sia un po' comodo aver messo i temi più scomodi nella legge delega e quelli più a portata nel decreto? No, comodo o scomodo non mi pare che si possa usare questo concetto, c'è un problema di omogeneità e di complessità e quindi noi abbiamo scelto in questo modo e quindi si può legittimamente considerare giusto o sbagliato, ma ha una sua ragione di fondo. Io penso che una società che ha una voglia di futuro deve volere un gran bene a quelli che ci provano. Invece spesso c'è qualcuno che sta dietro l'albero e dice guarda che pistola lì ci prova, tanto va a sbattere e io non ho mica bisogno di far niente. Guardate che non funziona così, funziona in un'altra maniera. Noi abbiamo bisogno di gente che ci provi e bisogna aiutarli.